Senatore Zanda, faccio la domanda conclusiva. Io vorrei fare una domanda sul PD. Cioè, lei che cosa... Tu, anzi, diciamo così, sveliamo l'amicizia. Tu che cosa immagini nel futuro italiano? Io credo che la Seconda Repubblica finirà, o comunque questo sistema andrà incontro a cambiamenti profondi una volta conclusa la parabola di Berlusconi. Pensi che il PD, per quanto sia giovane, abbia messo delle radici così solide, o abbia, meglio, nella storia italiana delle radici così solide da poter proseguire nel sistema politico? Oppure pensi, come alcuni dicono, che l'amalgama ancora non è riuscita, che il destino dei cattolici a destra, come scrive Galli della Loggia, oppure che il sistema politico diventerà, anziché proporzionale, come ha detto, come ha auspicato il presidente Pisano, diventerà talmente maggioritario da trasformare le due aree politiche che si contendono il governo del paese in aree vaste, non più denominate come partite, ma regolate soltanto da strumenti, diventeranno cartelli elettorali, magari con delle primarie, dove parteciperanno tutti coloro che in qualche modo si riconoscono in una metà campo anziché nell'altra. Sono le 9:30, quindi non preoccupatevi, risponderò a queste 6 domande molto rapidamente. Allora, Galli della Loggia sui cattolici ha detto una scemenza. Che i cattolici siano a destra ha detto una scemenza. E prima Peppe Pisano ha ricordato Berlinguer e Moro, la linea l'ha data Moro, che era un cattolico, la linea della solidarietà nazionale e la strada per la democrazia compiuta l'ha indicata Moro. I cattolici italiani sono sempre stati nella maggior parte, nella parte più viva, cattolici democratici. Questa storia dell'amalgama non riuscita è un'espressione che ha avuto fortuna mediatica, è un'espressione di D'Alema. L'amalgama che non è riuscita è stata l'amalgama tra qualcuno dei vertici. C'è stato qualcuno dei vertici la cui amalgama non è riuscita. Ma insomma, nei gruppi parlamentari, nelle sezioni, nella base, l'amalgama sta riuscita. Io, nel mio gruppo, io vivo la vita del gruppo parlamentare, differenze tra di noi per l'amalgama, per la storia, abbiamo tutti storie diverse. Io proprio francamente, non, devo dirvi sinceramente, non ne vedo. Poi quanto al destino del PD, guardate, cioè in tutte le democrazie occidentali esistono forze politiche di centrosinistra, perché nelle democrazie occidentali c'è una base potenziale di centrosinistra che può toccare 50, 45, 55, 40%, ma in tutte le democrazie. L'importante è avere una forza politica che riesce a raccogliere questi consensi. Se mi dite come deve essere questa forza politica, io vi dico che sono a favore della forma partito. Io penso che come deve essere, come nelle grandi democrazie, lo Stato, il sistema, diciamo così, deve essere governato da delle forze politiche organizzate nella forma del partito. Non sono a favore, se non fosse chiaro lo dico chiaramente, non sono a favore del partito liquido, del partito leggero, sono a favore del partito strutturato, perché penso che la politica sia una cosa molto seria e che vada fatta con molta serietà. Posso interromperti, perché volevo darti la possibilità di fare l'ultima battuta, ma mi incuriosiva questo aspetto. Io naturalmente la penso come te, sia chiaro, perché non vorrei destare equivoci, però ti faccio un'obiezione. Un'obiezione che spesso viene mossa, cioè il problema del PD, io credo che il PD ha un radicamento nella storia italiana e che l'originalità del PD dipenda da fattori molto consistenti, ad esempio la natura particolare dei comunisti italiani e la presenza molto forte
dell'area di sinistra della Democrazia Cristiana. Naturalmente se i comunisti italiani non avessero avuto l'egemonia sui socialisti in Italia, probabilmente noi non sarebbe mai nato il Partito Democratico. Se il cattolicesimo politico italiano fosse stato come la CDU tedesca, non sarebbe mai nato il PD. Io credo che ci sono ragioni forti. Il problema dell'amalgama però ha un riscontro concreto. C'è stata una difficoltà nella fusione degli apparati che sta determinando, soprattutto a livello locale direi, ancora più che nei vertici, delle frizioni, dei contrasti personalistici tra gruppi locali, perché c'è un esubero di personale politico e questo comporta un altro fattore che a mio giudizio è piuttosto grave per il PD, e cioè il mancato rinnovamento. Il rinnovamento generazionale, che naturalmente non è soltanto una questione di età, è anche un problema politico. Noi sull'unità ne discutiamo molto di questo tema, cioè uno dei temi più gettonati, anche che desta maggiore interesse, però ti ho fatto due obiezioni che vanno contro l'idea di un consolidamento della forma partito, perché oggi il PD ha ancora le classi dirigenti degli anni 90 e ha una difficoltà ancora a tenere insieme un personale politico proveniente da esperienze PDS, DS o Margherita, che spesso a livello locale esaspera un conflitto che politicamente magari non c'è. Ecco, questo. Ma questa è, cioè, fai un'osservazione che è molto, molto interna e che insomma avrebbe bisogno di una spiegazione appunto interna e difficile da dire, ma cerco di renderla, di rendere il problema comprensibile. Allora, noi abbiamo avuto, siamo nati, il PD è nato ed ha avuto un esploit molto, molto positivo, molto forte. Abbiamo preso il 33% alle prime elezioni politiche, appena nati abbiamo preso il 33%. Che era per noi importante. Noi venivamo da due partiti che erano in declino, veniamo dalla fusione di due partiti che nelle ultime tre tornate elettorali politiche avevano perso voti, perso seggi e perso consenso. Quindi viceversa, al primo turno elettorale l'aspettativa era consistente e siamo andati molto bene. Ecco, io penso che in quel momento ci sia stato da parte nostra un errore, cioè noi non abbiamo consolidato nelle strutture centrali e nelle strutture di periferia questa nostra posizione, cioè c'è stata una fase in cui abbiamo pensato che fosse utile e produttivo il partito leggero, chiamiamolo così per capirci tra di noi, ma insomma, e questo ha prodotto un certo livello di anarchia, chiamiamolo insomma, comunque di poca costruzione. Questa fase è terminata, io vedo che c'è molto lavoro adesso di questo lavoro avviene con molte volte anche con frizioni, con contrasti. Ha ragione Claudio, molte volte c'è contrasto per la nomina del segretario regionale, per la nomina del segretario provinciale, c'è un contrasto nelle sezioni, però questo in gran parte, guardate, nella nostra natura, cioè il centro-sinistra italiano ha sempre discusso al suo interno, sempre, e sempre discuterà. Noi non saremmo mai in grado di, cioè, da noi, per ritornare all'inizio di questa conversazione, noi, un segretario del partito che si comportasse, diciamo, una centesima parte di come si comporta Silvio Berlusconi, noi lo cacceremmo a cacci nel sedere in 5 minuti. Cioè, noi discuteremo sempre. Per noi trovare l'unità, la linea, diciamo così, sarà sempre molto faticoso. Noi abbiamo un gruppo parlamentare dei senatori, qui c'è, voi avete un grandissimo senatore, Francesco Sanna,
e fatevelo raccontare da lui nel dettaglio. Ma insomma, noi siamo un gruppo che discute su tutto. Noi che siamo alla presidenza con Anna Finocchiaro, che so che è venuta qui, è tornata a Roma felice di questo suo viaggio a Cagliari, beh, noi convochiamo quotidianamente riunioni praticamente su tutto, discutiamo su tutto per arrivare, se noi vogliamo arrivare in aula con una posizione, beh, se non facciamo la nostra assemblea, la nostra riunione, non ci riusciamo. Ma questo è fisiologico, Claudio. Noi una strada liscia, dritta, noi non ce l'abbiamo. La nostra strada è una strada difficile, però io penso che il nostro risultato in questo modo sia molto molto migliore di chi ce l'ha facile. Grazie a tutti, buona serata.